Dopo la sospensione dell'indennità di rischio, le ASL abruzzesi avevano chiesto ai medici di guardia medica di restituire 10 anni di compensi, ma l'emendamento promosso dal parlamentare abruzzese Nazario Pagano ha scongiurato che ciò accadesse. La tematica è stata al centro di un convegno dal titolo Le eccezioni all'obbligo di ripetizione dell'indebito che si è svolto a Pescara. Ad essere interessati a questo problema, centinaia di professionisti chiamati a restituire alle aziende sanitarie diverse decine di migliaia di euro, con ripercussioni immaginabili anche a livello familiare, ha spiegato il deputato Nazario Pagano tra i relatori, insieme al giudice Maria Rosaria Pietro Paolo. Accolto questa istanza venuta dal territorio, cioè innanzitutto dai medici della mia regione, ai quali era stato, a mio giudizio, ingiustamente richiesto a distanza di tanti anni la restituzione di quanto gli era stato loro conferito in precedenza, e quindi me ne sono fatto carico in un decreto legge, quello destinato alle pubbliche amministrazioni, con una interlocuzione sia con il Ministero dell'Economia sia ovviamente con il Ministero della Pubblica Amministrazione. Siamo riusciti a far approvare un emendamento a mia sola firma che credo abbia risolto il problema. Il simposio è stato organizzato da Meritocrazia Italia Abruzzo e dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e Federazione Italiana Medici Pediatri. Al confronto dibattito hanno preso parte anche il direttore del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, Claudio Damario, e il segretario nazionale della FIMG, Silvestro Scotti, che ascoltiamo. Norme che sono state realizzate grazie all'onorevole Pagano hanno permesso formalmente di eliminare questa possibilità di debito e hanno dato alla Regione e alle parti la possibilità di continuare a discutere riportando quei fondi in attività nuove che implementano le risposte per gli assistiti.